Mia family, bonjour, ciao ragazze, ciao ragazzi, nuovo giorno, nuova challenge. Penso che, vabbè, a parte dal titolo, ma penso che possiate capire di che cosa si tratta anche della mia maglietta. Cerco sempre di mettermi a tema e quindi niente di meglio che per inaugurare le 24 ore in cui mangio solo cibo arcobaleno, i My Little Pony con un bel arcobaleno, sì! Comunque adesso vedremo assieme che cosa sono riuscita a trovare, perché ragazzi questa forse sarà la challenge per quanto riguarda il cibo 24 ore colorato più complicata che io abbia mai fatto, perché non è esattamente semplice trovare cibo color arcobaleno o comunque farlo diventare color arcobaleno. Non è facile, però ho trovato un sacco di cose molto molto interessanti. Alcune le ho trovate su un sito americano, cioè su un sito, i gatti stanno impazzendo. Tata Beta, non aggredire gli altri gatti. Alcune appunto le ho trovate su un sito che vende prodotti americani in Italia, quindi sono cose che non si trovano qui da noi. Vediamo, allora, eccoci qua, siamo pronti, un sacco di roba da farvi vedere. Iniziamo dalle Twizzles. Tweezers. Sono queste, anche le ho trovate su questo sito che vi dicevo, e sono appunto un prodotto made in USA e sono caramelle. Devo svelarvi che ieri ho aperto il pacco e ne ho mangiato un paio. Sono strabuone. Sono delle caramelle colorate appunto arcobaleno. Poi allora, altra cosina, Skittles ragazzi, queste sono color arcobaleno. C'è l'arcobaleno che qua, queste le ho prese Alfamira, tipo qua in Italia. Poi altra cosina color arcobaleno sono le Haribo Miami Fritz. Io amo le caramelle gommose e amo ancora di più le caramelle gommose super 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 frizzanti, quelle che sono proprio super tipo quasi acide, ok, aspre, le adoro. E quindi sono super contenta di averle prese per questa challenge. Sono uno dei primi prodotti che ho scovato con loro arcobaleno. Anche queste, se non sbaglio, le ho prese al Famila. E sì, appunto, che cos'altro aggiungere? Più arcobaleno di così non si può. Poi, allora, vabbè, questa challenge è iniziata in realtà perché la mia mamma mi ha regalato questo lecca-lecca, ok? Tutto color arcobaleno con questo unicorno, e da lì mi è venuta l'idea, ok, devo fare assolutamente anch'io la challenge in cui mangio per 24 ore solo cibo color arcobaleno, e quindi è partito tutto da questo lecca-lecca che oggi mangeremo, farò un pieno di zuccheri pazzesco oggi, credo, mi sa. Oh, poi, super orgogliosa di questi cereali, ragazzi, sono i Fruit Loops Marshmallows. E guardate che figata, sono tutti color arcobaleno anche questi. Questi li mangeremo adesso per colazione. E poi, ah vabbè, altra cosa super color arcobaleno sono le M&M's. Queste sono quelle crispy che hanno tipo i cereali. Non mi piacciono invece quelle gialle, le originali, perché hanno dentro la nocciolina. Non mi piacciono le noccioline, ci fanno schifo. No, mi piacciono o queste o quelle con solo il cioccolato. E poi, vabbè, too much information, io ve lo dico. E poi, altro prodotto made in USA sono le Swiss Miss. C'è scritto Swiss come se fossero svizzere. No, effettivamente lo stabilimento è a Chicago, Illinois, quindi assolutamente sono made in USA. E allora, quando le ho ordinate, pensavo fossero semplicemente dei marshmallow color arcobaleno. Invece poi mi sono resa conto che all'interno è tipo un chobar e c'è sia la cioccolata calda che i marshmallow. Quindi ti prepari la cioccolata calda e poi ci metti su i marshmallow colorati. Che figata, che figata. E poi, perché non le abbiamo noi queste cose? Vabbè. Poi, allora, ho trovato Birthday Cake Cookie Dough Bites. Non ho ben capito che cosa sono, suppongo delle caramelle, anche queste made in USA, e sono delle caramelle appunto tutte colorate con i colori dell'arcobaleno che ricordano un po' una torta di compleanno. Poi, allora, c'è questo che è cotton candy, anche questo sempre made in USA, ed è zucchero filato tricolore, quindi è giallo, verde e rosa, che non è propriamente il colore dell'arcobaleno perché mancherebbe ancora il rosso, però secondo me ci stanno perché sono super colorati e super carini. E poi, allora, altra cosa che ho trovato, questi ragazzi sono salati, ok? Sono dei pretzel, anche questi made in USA, praticamente tutto in questo video mi sto rendendo conto, sono dei pretzel colorati, sembrano bianchi, ma se guardate bene da vicino ci sono tutti questi, anche questi si chiamano birthday cake perché anche questi ricordano una torta di compleanno super colorata. Infatti vedete che ci sono tutti i colori dell'arcobaleno nel nome. Infatti i pretzels hanno
tutti questi, tipo questi fiocchi, queste perline colorate color arcobaleno, e quindi è tipo l'unico snack salato che sono riuscita a trovare. E poi invece non voglio svelarvi, perché ci sono altre cosine che andremo a fare durante la giornata, che saranno, che mangeremo ovviamente color arcobaleno, tipo il pranzo e la cena. Ma non ve li voglio svelare ancora, lascerò una surprise e c'è una cosina che non vi faccio vedere e vi lascio questa sorpresa per dopo. Quindi iniziamo con la colazione, perché mi sono alzata, mi sono fatta la doccia, ho preparato 300.000 cose e adesso sinceramente ho fame. Alright, eccoli qua pronti i nostri Fruit Loops Marshmallows. I Fruit Loops sono molto famosi negli Stati Uniti, ma quelli con i marshmallow non li avevo mai visti. E oh wow, che figata, ci sono i giochini, mi piaceva sempre giocarci un sacco con queste cosine sui box dei cereali. E non so che cosa aspettarmi sinceramente, se saranno buoni o no. Ma perché quando filmo ho sempre la lavatrice accesa? Cioè io non lo so ragazzi, mi dispiace, scusatemi se c'è questo rumore di sottofondo. Wow, sono davvero super super colorati. E il profumo sembra molto buono. Vediamo un po'. Wow! Ci siamo a un momento testing. Voi lo sapete, io di solito la mattina non mangio mai cereali. Per me sono più un dessert tipo dopo cena, lo so, sono strana. Però, ragazzi, questi non sembrano niente male. Ok, ci sono tipo dei marshmallow mischiati ai cereali. Quindi, vediamo. Non me li aspettavo così. Sanno tipo di frutta. Cioè, sono simili ai nostri Cheerios. Però sanno di frutta, è stranissimo, non ho mai assaggiato dei cereali che hanno sapore di frutta e sono niente male, come dico sempre in questi video, non sono niente male. Trovato un marshmallow buono, ma è molto strano trovare i marshmallow super morbidi e soffici tra i cereali croccanti, non sono abituata, però sono buoni. Se avete occasione, provateli, perché sono un'esperienza unica. Cioè, cereali al sapore di frutta con marshmallow dolci e soffici all'interno è davvero un'esperienza bizzarra ma positiva. Colazione finita, strabuona, non ne ho mangiati tantissimi perché visto tutte le cosine che abbiamo da mangiare oggi ragazzi, meglio tenersi un pochino più leggeri. Comunque mi sa che ci vediamo tra un po' per uno snack o forse direttamente per il pranzo, non lo so, non si sa mai nei miei video, vedremo, perché magari vi dico ci vediamo a pranzo e poi mi faccio 10 snack tra colazione e pranzo, quindi non si sa, vedremo a tra poco. Sono passate un paio d'ore ragazzi e mi è venuto un leggero languorino, diciamo così, e visto che oggi sono giustificata se mangio tutte queste schifezze direi di buttarci ed assaggiarne qualcuna. Tipo, assolutamente voglio assaggiare queste caramelle, ragazze. Secondo me sono strabuone. Facciamo la prova, vediamo. Davvero? Ragazzi, non potete capire, sono strabuone. Sono esattamente come piacciono a me, perché sono super tipo aspre, super adoro, devo fermarmi altrimenti potrei mangiarmi tutto il pacco, non scherzo. Assaggiamo anche queste Skittles Crazy Sours, quindi sicuramente mi piaceranno. Non le ho mai assaggiate queste di colore verde, ho sempre solo mangiato quelle classiche. Anche con queste direi che ci siamo ragazzi, perché sono tutte super colorate dei colori dell'arcobaleno. Vediamo come sono. Ok, decisamente diverse dalle Skittles classiche e sono super, non super, ma parecchio acide, non quanto quelle dell'Haribo che abbiamo assaggiato poco fa, ma ragazzi strabone. Mamma mia, anche qui io ragazzi per mangiarmi il pacco intero, cioè non è normale. Oh, che suoni faccio. Oh vabbè, strabone. Se avete la passione delle caramelle quelle aspre, provatele. Vabbè, adesso meglio che mi fermi almeno fino all'ora di pranzo, anche se ho in programma un pranzo arcobaleno ma leggero, quindi a tra poco. Ok ragazzi, ufficialmente ora di pranzo, ho fame, ma visto che stiamo mangiando tantissime schifezze oggi e continueremo a mangiarne altre, voglio fare un pranzo super super leggero e che non sia troppo impegnativo, però
comunque arcobaleno, che non è semplice. Ok, la mia idea è quella di preparare un piatto così, ok, con la frutta, e quindi che sia proprio appunto con tutti i colori dell'arcobaleno, però al contempo sana, ragazzi, almeno questo pranzo facciamolo sano. E quindi ho comprato allora i lamponi per il colore rosso, eccoli qua. Poi per il colore giallo ho preso queste che le chiamano susine gialle, giustamente, io non so mai i nomi di quello che compro, ed eccole qua, ragazzi. Poi per quanto riguarda il verde ci sono i mitici kiwi, che sono tra i miei frutti preferiti. E poi per quanto riguarda il blu abbiamo invece questi mirtilli freschissimi, quindi vediamo di preparare qualcosina che sia almeno quantomeno simile a questo. Ho lavato i lamponi e li ho già preparati sul piatto. Adesso andiamo a lavare le susine gialle e le tagliamo a pezzettini. Il risultato finale, ragazzi, guardate che meraviglia, sono super orgogliosa ed è quasi uguale alla foto, diciamo, più o meno, dai. Quanta bontà, ragazzi, wow. E questo è il mio pranzetto healthy di oggi, ragazzi. Buon appetito. Scommetto che non immaginavate che avrei potuto trovare un escamotage in questa sfida rainbow per poter mangiare qualcosa che non è poi così pieno di zuccheri, però ce l'ho fatta. L'unica cosa che non sono riuscita a trovare è un frutto di colore viola, perché volevo aggiungerlo accanto ai mirtilli qui, ma non sono riuscita a trovare, forse sono io che non sono brava. Volevo prendere le more, ma non le ho trovate, però quelle sono un pochino più nere piuttosto che viola, ma non ho trovato un frutto proprio di quel colore per completare l'arcobaleno, anche se secondo me questo ci sta e rientra nella challenge. Che cosa ne dite? Mi sa che ne ho tagliata troppo di frutta, ragazzi, perché sono, vabbè, un po' oltre la metà, ma non ce la faccio più. Ho sottovalutato il senso di sazietà che può darmi un piatto gigante strapieno di frutta. Super, mi sento super carica adesso di energie, davvero. E adesso devo uscire, ma ci rivediamo dopo, penso, per uno snack prima di cena, anzi sicuramente. A dopo! Sono tornata a casa, ho ancora il cappotto, ma ho super fame e quindi volevo assaggiare questi Flip's Birthday Cake con voi, sperando che siano salati, perché io ho voglia di salato in questo momento, ma non so che cosa aspettarmi, visto che non ho mai visto dei pretzel ricoperti di glassa colorata. Ok, vediamo come sono. Ok, allora, questa è la classica pubblicità che non è esattamente proprio come lo vedi sul packaging quando lo apri, perché questi sono i pretzel, ok? Sono abbastanza bruttini da vedere, alcuni sono appiccicati tipo questi, ok? Ci sono sì i colori dell'arcobaleno, perché ci sono tutti questi speckles, tutti questi puntini appunto multicolor, ma non sono esattamente come appaiono sulla confezione. E dal profumo non mi sembrano neanche salati, purtroppo, mi sembrano dolci, anche se i pretzel dovrebbero essere salati. Assaggiamo. Oh mio Dio! Che strani! La glassa che sta sopra, questa cosa bianca, è molto simile al ripieno degli Oreo, quindi è 100% dolce. Però all'interno c'è un pretzel che invece è salato, quindi è stranissimo. Però non posso fare a meno di mangiarli. Gli americani mangiano roba strana, ragazzi. Questi sono veramente, veramente strani. Non sono male, ma molto strani. Ok, adesso basta. Ci vediamo dopo per cena, ragazzi. Sto cucinando, ma nel frattempo ho pensato che potrei anche assaggiare una di queste Cookie Dough Bites sapore birthday cake. A parte che spero che non siano come i pretzel, che sembrano strafighi della confezione, poi li apri e sono delle ciofeche. Ok, anche queste sono un po' una miseria. E perlomeno sono molto strane, almeno a me sembrano
Sono come tipo dei piccoli ovetti, non so, me li aspettavo più grandi, non lo so. Spero che il sapore sia meglio. E sul packaging sembravano molto più carine. Vediamo, non capisco se sono dei dolcetti o delle caramelle. Assaggio in diretta, vediamo come sono. Oh, strabone. Effettivamente cookie dough bites vuol dire pezzettini di impasto per biscotti, quindi sono molto dolci e strabone. Anche questo, se avete possibilità, provateli. Sono molto più belli di quanto sembrino, ve lo posso garantire. Sto preparando un risotto alla parmigiana e voi mi direte, sono d'accordo, voi mi direte, ma come, Nicole? Questa è una sfida arcobaleno, il risotto alla parmigiana è bianco, lo so, avete ragione, ma ho un'idea che forse non andrà bene, spero di sì. Come lo sapete, le mie idee in questi video a volte riescono magnificamente, a volte diciamo un po' meno, quindi vediamo se riuscirò a far diventare questo risotto arcobaleno. Il mio risotto è pronto, ragazzi, il profumino non è niente male e la mia idea, ok, guardate, qui ci sono i coloranti alimentari, ok, di tutti i colori dell'arcobaleno, quindi la mia idea è, ho pensato, posso fare il risotto e poi versarci direttamente sopra, tipo a striscioline colorate, i vari coloranti alimentari. Però poi ho pensato, se invece in ogni ciotolina mescolo un po' del risotto con ognuno dei colori dei coloranti alimentari, poi mettendoli nel piatto dovrebbero essere più, tipo il colore dovrebbe essere più omogeneo e quindi secondo me riesce meglio. Ok, il viola non è niente male. Il nostro risotto si è trasformato in un arcobaleno di risotto. Adesso andiamo a creare il nostro arcobaleno e uniamo il tutto. Sono molto contenta comunque del risultato e i colori sono belli accesi, soddisfacente direi. Questo è il risultato finale, questo è il mio risotto arcobaleno. Ragazzi, mi sono impegnata tantissimo, vabbè che la forma è quello che è, però ragazzi, i colori sono perfetti, direi, che cosa ne dite? Quindi assaggiamo e buon appetito. Ragazzi, semplicissimo risotto alla parmigiana, solo che probabilmente sto ingurgitando un sacco di colorante, anzi sicuramente, però un normalissimo risotto alla parmigiana, non ha nessun sapore strano e se non sapessi che è colorato, direi che è un risotto semplicissimo. Fa un po' impressione il fatto che abbia questo colore, a dire la verità, ma è buono. Basta ragazzi, non ce la faccio più, ho mangiato mezzo piatto, calcolate che erano due porzioni, quindi ho mangiato una porzione abbondante, diciamo. Stra buono ragazzi, non so. Oddio, la mia lingua è multicolor. Non c'entro nulla con questa challenge, ma ragazzi, guardate quanto sono carini questi biscotti di Halloween, li adoro troppo. Sono un po' diversi da quelli che avevo qualche giorno fa, perché queste zucche hanno la cioccolata all'interno e poi ci sono anche questi pipistrelli invece con la crema di latte. Adoro, vabbè, non sono color arcobaleno, quindi non li toccheremo per rispettare la nostra challenge delle 24 ore, ma vado invece a prepararmi una cioccolata calda con i marshmallow color arcobaleno. E ormai il mio rossetto se n'è andato. Scusatemi, è veramente terribile, vabbè. Marshmallow madness. Allora, vediamo com'è. Credevo ci fossero solo i marshmallow, invece... Ok, questa è la cioccolata. No, questi sono... Wow, vabbè. Allora, questi sono i marshmallow colorati e questo invece è il cioccolato. Questa è la cioccolata calda. Devo, allora, seguiamo le istruzioni e prepariamola, speriamo sia buona come il nostro ciobar, perché io adoro il ciobar, super super denso. Notare la tazza bellissima ragazzi, anche questa è di quel brand di cui vi parlavo, Blonde Amsterdam, che io adoro, ed è tutta dipinta a mano. Mi sa che l'unicorno ci stava per la nostra sfida rainbow e qui ci sono i marshmallow, andiamo a versarli. Wow, beh dai, è molto molto carina e molto molto arcobaleno. Questa cosa dei marshmallow sulla cioccolata calda è una cosa tipicamente americana, ma devo dire che non mi dispiace affatto. E il profumo è buonissimo, anche se super strano, ma ho seguito le istruzioni e l'ho preparata con l'acqua invece che col latte, come avrei fatto solitamente. Cin. Allora, prime impressioni. È molto buona, nel senso che ha lo stesso identico sapore della nostra cioccolata calda, solo che è molto più liquida, cioè non è venuta per niente densa ed ho messo esattamente la quantità d'acqua che consigliavano, quindi è diversa e a me sicuramente piace molto di più
il chobar, perché è molto più denso, però devo dirvi, anche qui non è niente male. Fine video, perché ormai è tardi, io sto per andare a nanna, ma volevo fare come al solito la chiusura delle mie challenge qui nel mio studio per dirvi che mi sono divertita tantissimo, che è stato bellissimo sia cercare tutte le cose arcobaleno che crearle, tipo il risotto è stata una cosa che penso, cioè non assaggerò mai più nella mia vita, ma ne è valsa la pena perché poi è riuscito davvero bene. E queste sono le cosine invece che non abbiamo usato, ragazzi, che non abbiamo mangiato, cioè il lecca lecca con l'unicorno, ma anche se non l'abbiamo mangiato oggi, lo mangeremo nei prossimi giorni. Ma ragazzi, per questa sfida avevo veramente un sacco di roba che sarebbe stato impossibile finire tutto, quindi prossimamente finirò il mio lecca lecca bellissimo, anche se è un peccato veramente mangiarlo perché è stupendo. Naturalmente gli M&M's, questi li conosciamo bene e me li porterò in un altro momento. Stessa cosa queste caramelle, peccato non avervele fatte vedere bene. Sembrano delle cannucce, ma in realtà sono caramelle. E poi lo zucchero filato, ma questo magari lo assaggeremo in un altro video. Sono super curiosa, ma davvero ragazzi non ce la faccio più. Ho mangiato troppo 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 oggi. Quindi questo è quanto, mia family. Spero vi sia piaciuto questo video. Noi ci vediamo, non so esattamente quando vedrete questo video, perché ne ho già diversi pronti. Quindi, perché questa settimana caricherò anche nel weekend, quindi ragazzi non ha importanza. Forse ci vediamo domani, forse no, ok? Bacio grandissimo, ciao!